Ma cosa è tutto questo? Un cantiere? Sì, un cantiere, un laboratorio, per fare un ponte tibetano. Un ponte tibetano? Io ho attraversato un ponte tibetano. Ma che c'entra? Ero in Valtellina, dove c'è un cosiddetto ponte tibetano. Il ponte nel cielo, una passerella di 200 metri. Guardavo giù. Eravamo su una gola di 140 metri di altezza. Ma io ero saldo, mi tenevo con le spalliere e camminavo su assi di legno. Appunto, a questo serve un laboratorio a cielo aperto, a creare un ponte tibetano, per essere sostenuti, per poter attraversare situazioni difficili, come una gola di montagna. Guardalo, non ti sembra indicare la possibilità di creare ponti e sostegni? Nel nostro caso, per una nuova qualità delle relazioni. Occorre il ponte, e come occorre? Come un fiume che ha scavato la gola di una montagna. Così i rapporti di dominio fra gli umani e la natura, le esperienze vissute nei millenni tra istinti, passioni e ragioni hanno lasciato solchi profondi. Perché c'era una volta e ci sono ancora guerre, mafie, prevaricazioni, cancellazioni, mercificazioni, mille violenze maschili sulle donne, fino al femminicidio. Ogni ora, ogni giorno, in famiglia, nel lavoro, nella vita pubblica. Il fiume che ha scavato montagne tra i viventi, tra donne e uomini, è il patriarcato, una cultura millenaria che ha segnato un'infinità di storie, di azioni, di stereotipi, di violenze e prevaricazioni, di violenze maschili sulle donne. Una cultura, come un archetipo. Ma, come dice Jung, gli archetipi che hanno scavato come una gola in una montagna, se rielaborati si rafforzano, se superati nei fatti potranno indebolirsi. Così il patriarcato, stili di vita, esperienze possono ravvivarlo o indebolirlo. Da 200 anni noi donne abbiamo nominato tutto questo e molti uomini siete con noi. È una storia millenaria, dura, non è facile da cancellare. Infatti, ma noi siamo anche le esperienze che ci è dato fare. Perciò occorre attivare tante esperienze che rafforzino o proteggano per poter attraversare percorsi di vita impervi. Innanzitutto esperienze che rafforzino per far agire parti di noi sopite, per allenare e mettere in connessione istinti e ragione, cosa che è allenabile. Per informare, per attivare risorse e poi anche per proteggere, se occorre. Mi piace. Voglio dare la mia voce e far parlare chi si mette al lavoro. E l'uomo che prepara le assi dice: voglio per i miei figli esperienze che li rafforzino, per saper essere forti e anche teneri. Chiedo anche alla scuola di farlo. E la donna che intreccia i fili dice: bisogna far vivere ripetutamente l'esperienza del venirsi incontro, allenare passioni e ragione a darsi la mano, far praticare l'ascolto e i passi opportuni a far sì che l'aggressività non si trasformi in violenza. Fare educazione sentimentale nelle case e nelle scuole, educazione alla reciprocità, smontare stereotipi. E una donna che tesse una rete dice: questa rete per sollecitarti a chiedere aiuto se senti pericolo, per proteggerti, per darti un rifugio se sei ad un punto cruciale. E un vecchio che lavora di scalpello grida: tutte l'omine maghiettare oci, la ma dire che la violenza è debolezza. Ci la manzignare i nostri carusi a dirlo fotte. Una donna separa fili e dice: ma dobbiamo fare molta attenzione ai ragazzi, a non far sentire semplicemente sull'essere maschi il peso di questa brutta storia. Tante le azioni che creano un sostegno. Creare arte, bellezza. Rispettare e far rispettare le scelte identitarie e gli orientamenti sessuali. Impedire che il corpo delle donne venga oscurato, umiliato e mortificato. Lo racconta Parisi, il premio Nobel per la fisica. Gli uccellini volano in stormo per sfuggire al falco pellegrino, rapace, feroce, che se cercasse di entrare nello stormo si lacererebbe le ali e precipiterebbe. No, ragazzi, non può funzionare, è sbagliato dalle fondamenta perché nessuno si salva da solo. Dunque, facciamo stormo. tutte e tutti insieme in azioni contro le violenze e innanzitutto prevenire, attivare risorse. Siamo stanchi di ogni violenza.